Buonasera, ciao. Buonasera. Buon pomeriggio in realtà. Buon Beh, qua io pomeriggio. sono alle 5. Ah, è vero, tu sei più, diciamo, più un'ora più avanti, insomma. Quindi, come stai? Sto molto 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 bene, devo dire, anche se oggi è una giornata abbastanza uggiosa, però Ah. inizia a arrivare la primavera, quindi sono di buon umore. E tu come stai? Io pure, dai, sono abbastanza di buon umore, c'è una giornata invece bellissima qui, cioè il sole si sta a maniche corte, io prima ero lì messa, quando ti ho scritto sono ancora in fase relax, ero sul divano fuori con il libro sotto l'ombrellone, i mobili arrivati ieri, mobili da giardino, quindi proprio nella Fantastico. pace più assoluta, quindi insomma inizio a sentire l'estate, dai. Le temperature come Bene, sono? bene. Non ti ho Le temperature, sentita. dico, le temperature lì Guarda, ha come fatto sono? freddo per qualche giorno e piano piano stanno risalendo, però abbiamo avuto anche noi i nostri 14 gradi, 9 le minime, quindi non è stata proprio una passeggiata. Ah, Però ok, quindi insomma ci avete avuto anche voi la, sì, insomma. è toccata anche a noi il freddo. Ho capito. Niente, allora, presentiamo la puntata di oggi. Innanzitutto Andiamo! per chi magari ci stesse guardando per la prima volta, quindi siamo all'interno di questa nuova rubrica di viaggi che è partita la settimana scorsa, che si chiama appunto Ruote che girano, ed è una rubrica ideata e pensata da Roberta, appunto Calipars, e Ambra, che invece gestisce il gruppo I Love Greek Culture and the Canisius Island. L'idea, come spiegavamo la volta scorsa, è stata quella appunto di mettere un po' a disposizione la nostra esperienza nell'ambito del turismo, dato che le nostre professioni sono nell'ambito del turismo, per rispondere a quelli che possono essere i dubbi, insomma, relativi al viaggio, ma anche per attingere a quelle che sono le esperienze di chi ci segue, come voi, perché tante volte, insomma, ci date tantissimi spunti interessanti e tanti suggerimenti utili. La puntata scorsa abbiamo affrontato il tema di come reperire le informazioni sui vari siti per pianificare al meglio il viaggio e quindi abbiamo elencato quelli che sono i siti più attendibili. Oggi facciamo uno step ulteriore in quella che è la fase di organizzazione del viaggio, quindi la fase di pianificazione del viaggio, che praticamente quindi sarebbe i canali che vengono utilizzati per la scelta di quella che è la destinazione della meta. A tal proposito, la settimana scorsa abbiamo lanciato un sondaggio sulla pagina, quindi su tutte e tre le pagine, e quindi vogliamo farvi vedere un po' i risultati. Allora, io condivido la foto. Eccola qua. Eccoci, aspetta che ingrandisco così si vede. Ok, quindi la domanda che abbiamo fatto fondamentalmente era diciamo, come pianificate il vostro viaggio, quindi mi rivolgo ad un'agenzia, faccio tutto da solo, da sola, e che tipo di diciamo, informazioni reperite su internet tra riviste di settore, guide online, blog, Facebook. Come potete vedere, la maggior parte di voi preferisce organizzare la vacanza in completa autonomia, cercando le informazioni prevalentemente nel web, consultando le guide online, chiedendo anche ad amici e consultando i vari blog e pagine Facebook, gruppi Facebook. Ambra, ti aspettavi un risultato del genere? Allora, avendo iniziato la nostra chiacchierata settimana scorsa, diciamo, mi aspettavo che la maggior parte delle persone fossero più per organizzarsi da sole, però non così tante. Credevo che ci fossero più persone che magari chiedessero a un'agenzia di aiutarle nella costruzione del viaggio. Quindi. Anch'io, in effetti la percentuale di persone che organizzano da sé era molto più alta rispetto appunto a quella che diciamo, immaginavo anch'io, quella che pensavo anch'io, ma mi ha abbastanza sorpreso, diciamo, il dato relativo alla modalità per reperire le informazioni, e cioè consulto in generale il web, che ha avuto una percentuale più alta sia rispetto proprio a consulto le guide online o consulto le riviste di settore, cioè sembra quasi che
una volta definita quella che è la destinazione, quindi ad esempio quest'anno voglio andare a Ios, te la butto lì perché è il mio sogno nel cassetto per il 2021, digito su un motore di ricerca Ios e leggo fondamentalmente tutto quello che viene fuori, quindi blog, gruppi Facebook, pagine Facebook, magari anche Instagram. Siamo dimenticati di chiedere appunto poi anche il rapporto che hanno con le foto con Instagram, che è un argomento che tratteremo oggi e che magari potremo inserire poi nel sondaggio della prossima settimana. Innanzitutto ciao Annalisa, ciao Sara, le persone appunto che ci stanno guardando in questo momento. E, come sempre fateci sapere insomma se riuscite a seguirci tranquillamente da entrambe le pagine, dal gruppo anche di Ambra, appunto dell'Hockey Culture and the Canis Island. Ambra, io a questo punto ti chiederei, tu cosa fai quando pianifichi un viaggio? Io faccio pasticci quando pianifico un viaggio, tanto per cominciare. No, dubbi. Perché, allora, di base vorrei organizzarmi io il più possibile, naturalmente, ma nello stesso tempo non mi voglio levare la sorpresa. Quindi c'è sempre questo momento in cui ho bisogno di tirar giù informazioni per organizzarmi, perché magari ho pochi giorni a disposizione e naturalmente vorrei girare. Allora, prima praticamente mi faccio, guarda, ti faccio vedere perché questa è un'abitudine che mi è rimasta. Cioè, prendo proprio dei quaderni, mi faccio tutti quanti i segnalibri, là mi scrivevo tutto. Okay. Ma vedi chi c'è? Cioè, un quaderno ad ogni destinazione, ad ogni viaggio che vuoi fare? Avevo un diario di viaggio, quindi il mio diario era diviso con tutti quanti i foglietti e fogliettini, così per poter avere tutte le mie informazioni che mi ero presa. Io però solitamente, siccome sono figlia del mondo non digitale, mettiamola così, utilizzavo tutte le mie belle riviste che ho ancora, perché ancora faccio così, vedi? Stesso anche quelle là che sì, passano sulle navi, qualsiasi cosa. Quindi io utilizzo tutti quanti i miei giornali, cerco magari le informazioni che mi interessano, più magari culturali, ecco, solitamente, per poter capire una volta che arrivo nel posto magari determinate cose che vedo e non dove sta sempre, perché odio stare con una guida in mano e camminare così. Non lo sopporto, okay, perché non vedo niente. Sì. Faccio parte di quelle persone che non fa le foto io, inoltre. Ovvero, poi quando ho fatto tutto, se c'ho tempo, che ci stiamo bevendo il caffè al bar, vado a fare una foto. Ok. Altrimenti, no, perché sennò finisco a vedere tutto quanta la città attraverso la macchina fotografica e questa cosa mi disturba, mettiamola così. Okay. Quindi, sono passate. Non so quante persone siano come me, sinceramente questa cosa mi incuriosisce, non so se diciamo ci siamo lasciati tutti prendere dalla... Ciao Chiara, non so se ci siamo fatti prendere tutti quanti dal telefonino e quindi praticamente guardiamo tutto attraverso il telefonino, chissà, questo magari è pure una cosa generazionale, secondo me. E comunque è finita che io inizio a girare e in realtà confondo quello che mi ero scritta nel mio diario, anche perché poi il diario rimane in hotel solitamente, non è che viaggio con quindi io la mattina guardo gli appunti, dico aspetta, cos'è che mi ero detta che c'era da fare qua, e poi vado, no? Sperando di poter fare magari meno la turista ma più una cittadina di occasione, mettiamola così, un residente ad onore, mi aggiro, però poi mi perdo perché poi non mi ricordo quello che mi sono appuntata, confondo una città con un'altra, finisco in posti dove non ci sono mezzi. Ma leggere, tipo, non so, fare il ripassino la sera prima del programma del giorno dopo, no? Nel senso, domani ho in previsione facendo... Okay. Lo so, ma mi distraggo, cioè, se sono da sola, che nessuno dipende da me, mi distraggo facilmente, quindi io finisco per organizzare tutto, cioè, per assurdo, no? Nonostante io mi sia organizzata, organizzo tutto all'ultimo secondo, perché poi quando sono in giro mi dimentico. Ricordo soltanto, ah, aspetta, volevo vedere un museo d'arte, facciamo un esempio, però non mi ricordo dov'è, non mi ricordo se ci arrivavano i mezzi, ecco, dimentico proprio tutto tutte le informazioni utili. Ed un'altra cosa che io non faccio mai, e quindi questo adesso non mi aiuta poi ad organizzarmi, è il fatto che andando su internet c'è troppo materiale a disposizione e vedo le foto. E questa è una cosa che io non voglio assolutamente fare, perché io voglio poter immaginare il posto e avere lo stupore di quando...
di quando lo vedo per la prima volta. E invece okay. su internet un po' di volte mi sono fregata, perché per cercare le informazioni poi ho visto e in qualche modo mi ha levato un po' il gusto. Ecco, questo è il mio limite. Sai che questa cosa qua della foto mi è venuta in mente un paio d'anni fa, quando sono andata per la prima volta in Giappone, la prima è l'unica volta in Giappone. Ho pensato quando sono arrivata lì che era un posto completamente diverso dai nostri canoni, dai criteri cui siamo abituati, cioè architettonici, il modo di vivere. Però con i social, con la tecnologia di oggi, siamo abituati talmente tanto a vedere anche posti dove non siamo mai stati, che in pratica io conoscevo già tutto fondamentalmente, cioè sapevo come effettivamente sono organizzati architettonicamente i templi, so come sono fatte le costruzioni, le tipiche case, il tatami, e ho pensato dentro di me, se non avessi mai visto nulla di questo posto, quale sorpresa enorme avrei avuto trovandomi qua, cioè di fronte proprio ad un paesaggio completamente diverso da quelli che sono i canoni a cui sono abituata. Quindi effettivamente in questa cosa qua ti do ragione, però non riesco a... Io personalmente non riesco a fare a meno di, cioè io mi incuriosisco con le foto, vedo una foto di un posto che mi piace e dico io voglio andare qua, cioè io ho scelto sì, okay, quindi ho visto la chiesa, brava. Io voglio andare qua, cioè poi magari evito di inondarmi di immagini, però mi serve la foto per capire i posti in cui io voglio andare, magari proprio io, cioè io ho proprio scelto anche l'isola sulla base di una singola foto. Nel caso di Sifnos era la chiesa dei Sette Martiri, cioè io voglio vedere questa chiesa, quindi voglio vedere l'isola. Non mi inondo poi di immagini, nel senso ne ho vista una, due, tre, basta. Ok, quindi ti poni un freno. Però sì, però comunque mi dà la motivazione per organizzare il viaggio, assolutamente il materiale fotografico. Senti, ma levami una curiosità, ti è mai capitato, perché invece tu ti costruisci le guide, giusto? Tu come costruisco le guide, nel senso che, allora, dipende appunto dai posti in cui vado. Solitamente non sono un amante delle guide, nonostante ne abbia qualcuna. Sulla Grecia mi piacciono, ma perché colleziono quelle dedicate alle isole greche, poi magari vi dirò anche il motivo, è il criterio in base a cui acquisto una guida. Però quello che mi piace, dato che non sempre, cioè, su una guida si trova veramente forse il 50% di quello che c'è da vedere nei posti, perché sono tarate per un pubblico, per un bersaglio standard. Poi ci sono persone che prediligono di più determinate cose rispetto ad altre, quindi per forza la guida deve darti un'infarinatura delle possibili attività. Poi sta a te approfondire. E quindi io sono di quelli che cerca nel web. Cioè io scrivo destinazione, carico, che ti posso dire, mi imbatto in pagine Facebook, mi imbatto in blog, faccio il classico copia e incolla su una mia bella paginetta di Word e mi faccio la mia guida sulla base di quelle che sono i consigli che trovo scritti qua e là online. E quindi so che assolutamente devo mangiare qui, non posso perdermi questo, eccetera. Una cosa che serve a me per... Poi come sono come te, cioè me la leggo prima di andare sul posto, ma poi basta, nel senso, non giro con la guida, anche perché io poi voglio esplorare, cioè, però mi serve per darmi un'infarinatura del luogo, poi la lascio. Senti, ma ti è mai capitato che una volta che hai preso, e questo lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando, perché naturalmente hanno fatto parte del sondaggio, quindi visto che adesso effettivamente c'è la possibilità di reperire tantissime informazioni dal web, quasi a levarti la voglia di andarci, non mi è mai successo, però insomma, magari uno si trova, vabbè, l'ho visto, mettiamola così. Ti è mai capitato che poi andando tu ci sia rimasta male, perché magari l'aspettativa era più grande, no? di quello che poi realmente si è trovato davanti agli occhi? Penso ai viaggi, sai che non credo che questa cosa mi sia ancora mai successa. A te sì? Capitato? Allora, guarda, solitamente mi succede con il mare, perché ultimamente, cioè negli ultimi anni con Instagram, comunque insomma con diverse applicazioni dove tu usi le foto, ci sono i filtri. Mm-hmm. Quindi, fermo restando che io non scelgo mai posti in base al colore del mare, partendo da questo presupposto, perché a me piace conoscere i posti, quindi
Sembra strano, però me ne frega poco del mare, cioè se è verde, Sì. azzurro, blu, l'importante è che non ci trovo le La fette di petroliera cocco, messa insomma, lì, che vanno insomma, in sì. giro. Il discorso è che se io ho la possibilità, cioè quando vedo queste foto, a volte poi mi sono ritrovata in un posto e dicevo, eppure mi ricordavo di aver visto un posto diverso, cioè un colore diverso. E l'ho visto anche con le foto, qualcuno mi dice sempre, io faccio le foto peggiori di come, cioè quando ad esempio vieni qua. Perché anziché Però la valorizzare verità. un posto, cioè, lo distruggi. Così dico, così quando viene ti piace di più, no? Perché ho sempre quell'impressione che uno si fa, cioè magari ti faccio la fotografia nel momento che c'è sta il sole perfetto, che va, che filtra nell'acqua, l'acqua naturalmente è pulita, il fondale è limpido e quindi tu vedi la trasparenza più assoluta. Ma mo ti spiego perché. Io tanto tempo fa, no, poco, poco tempo fa, lavoravo sulle navi da crociera, facevo la guida. Ok. Ora, che successe? Che durante i miei 9 mesi di navigazione, quanto è stato, praticamente ci fu un tornado, ok? Quindi tu ti immagini che cosa è successo? Cioè, Mentre eri in nave? sì, noi cambiamo rotta e tutto quanto, comunque il discorso è che non è che dopo un giorno il mare e i fondali sono tornati come prima, cioè le palme erano state sradicate, quindi già là. E là siamo ancora ai tempi della rivista e basta, no? Quindi uno aveva visto la spiaggia con le palme e vuole andare là, ok? Sotto la terza palma, perché poi ci si fa un'idea ben precisa di quello che uno vuole fare. E dove lì, cioè loro vengono lì, io li porto su quelle spiagge e loro non si ritrovano più le 5 palme che si erano contati e dove si volevano mettere con l'amaca, capisci? Cioè non c'era più l'amaca, non c'era più l'albero. Già è troppo che c'era la spiaggia, perché in realtà tu hai visto una foto scattata una volta, ma il tempo cambia, cambia il cielo, cambiano le stagioni e poi in quel caso è passato un tornado che passa tutti gli anni, tra l'altro, cioè tu sai benissimo che non è che cioè, capita una tantum, nel senso sono posti con una certa ricorrenza di queste calamità. Assolutamente sì. E quindi il mare era torbido, non è che era sporco, ma non era più turchese. Certo, Capito? capisco E quindi da là perfettamente. dice, ho capito, ma io mi posso intossicare perché non trovo il mare esattamente della tonalità in cui è stata scattata la foto? E mi sono chiesta quante persone rimangono male avendo visto le migliori foto dal web. Ma allora sì, lì appunto c'è, diciamo che si apre il capitolo che magari tratteremo anche quello se può interessare, insomma, chi ci segue, che è quello legato poi all'immagine che le pagine social danno dei posti, dei luoghi, con una post-produzione che, come dici tu, cioè non è semplicemente limitata a aumento un po' la luminosità della foto perché il cielo era un pochino scuro, un po' grigio, illumino, che ne so, il bianco del muro, cioè no, si tratta proprio di far diventare un mare torbido, farlo diventare turchese, cioè, capito? Magari ci metti anche il delfino che salta, Sì, cioè, vabbè, tutto, no? Tu sai benissimo che si può manipolare esatto. qualsiasi cosa in una foto. Esatto, no, quello sì, quello mi rendo conto che effettivamente, però ecco, questa cosa sarebbe interessante chiedere appunto alle persone che ci stanno seguendo, effettivamente che rapporto hanno con le immagini che vedono nel web per la scelta della località. A me piace molto guardare le foto, però non sono una che si fa influenzare poi più di tanto perché comunque li vedi, cioè uno scatto. Se poi il posto è famoso, cioè l'esempio che facevo prima, la chiesa dei sette martiri di Sifnos, la trovi in tutte le salse. Quindi vedi tutti i vari filtri che vengono applicati alle foto, perché certe volte ti ritrovi dei colori che dici: ma la cupola della chiesa non era, cioè, azzurra, adesso me la ritrovo gialla a momenti, capito? Perché il tramonto, la luce, eccetera. Quindi sarebbe interessante sapere un po' effettivamente loro cosa pensano a proposito delle foto. Ma la cosa che mi premerebbe chiedere, perché stavo leggendo un po' di commenti, per esempio Annalisa dice: io le guide cartacee, riviste, non ho mai rinunciato nonostante il web. Poi ti dà ragione sul fatto delle foto, che insomma non sei una maestra nel valorizzare la tua struttura. Ripeto, perché dopo quando vi arrivi, capito? Fai, ma bellissimo! E Sara invece dice, per esempio, lei ha scelto IOS proprio perché aveva visto una foto stupenda e voleva assolutamente vedere il luogo di persona. Sara, ti è piaciuto poi? O ti aspettavi di più? Sei rimasta delusa appunto dal luogo quando l'hai raggiunto? Dici un po' quello che è successo. Perché tante volte, in effetti, poi
come dicevi tu, magari chi è particolarmente attento all'aspetto fotografico magari scarta una località perché no, questo mare appunto non mi piace, però magari poi c'è tanto altro appunto in quel posto fondamentalmente. Lì si apre appunto poi il, diciamo, il capitolo delle opinioni che trovi appunto sul web, dei consigli e delle persone a cui chiedi fondamentalmente consiglio quando devi scegliere la tua meta. Robby, ma chi mai ti dirà ho fatto delle brutte vacanze o sono stato in un posto brutto? Cioè, o un pessimista di quelli esagerati? No, davvero? A me pare sempre che sono tutti super entusiasti della vita social. Ma tu hai dimenticato gli imbarchi dei voli di rientro dalle località turistiche, dove sembra che questi siano stati picchiati per una settimana. Lì è con noi. Un conto sono sempre incazzati. Ma dici, ma il sole, ma è una settimana. Ma che è successo? Vabbè, Forelli, qualche volta gli sarà pure successo. Guarda, io mi ricordo alle Maldive questa cosa, che gli facevano fare vacanze in pieno stagione delle piogge, quindi... Andiamo a luglio, andiamo ad agosto. Ecco, magari là informarsi sarebbe stata veramente una cosa buona. Allora, Annalisa dice, io le foto le guardo sempre, ma come Roberta non mi faccio troppo influenzare. Poi vabbè, a me interessa un po' col mare, è vero. Probabilmente è quello, cioè nel senso che sì, perché anche a me, nel senso, sì, ok, il mare, però proprio occupa una porzione di tempo limitatissima nelle mie giornate in vacanza, per cui io cerco le foto proprio dei vicoli, dei villaggi, della campagna, di altro. No, ma poi Sara, c'è da dire anche una... Scusami. No, Sara rispondeva alla domanda, a lei è piaciuto, cioè nel senso è andata, ha scelto l'isola per quel luogo lì e comunque quel luogo le è piaciuto, non ha disatteso insomma le sue aspettative, era come se l'aspettava. Bene, quindi vabbè, questo nel suo è benissimo. Caso. Ti ho interrotta prima. Stavo pensando pure alle opinioni della, perché sempre ecco riferendoci, sai, una volta prendo la guida o anche... Per carità, c'è sempre il gusto in qualche modo, nel momento che scrivi una guida, cioè dubito che qualcuno scriva una guida e ci metta dentro un posto che non gli è piaciuto, no? Quindi questa cosa poi alla fine accadeva anche prima, giustamente ti parlano di posti che sono piaciuti, altrimenti non li mettono all'interno della guida. E, che poi fa un po' da... Nel senso, non, il mio gusto può non incontrare lo stesso gusto tuo, giusto? Quindi, ad esempio, se per me fosse di primaria importanza il mare, e il mare magari in quel caso non è turchese, cioè la tonalità del colore che voglio io, magari io di quel posto non ne parlo, però ecco, prima magari non ne parli, cioè semplicemente non la trovi nelle guide. Mi è capitato più volte che io cercavo informazioni di alcuni posti e nelle guide non uscivano fuori. Poi sono posti che io ho amato, però, beh, questo è, ripeto, è giusto. Sì. Probabilmente, come dici tu, si indirizzavano alla maggior parte, no, del pubblico, quindi non andavano poi a cercare, sì, i punti positivi di alcuni posti. Oggi invece nel web ho paura che influenzino troppo le opinioni degli altri, perché è più facile porre l'attenzione sui posti, diciamo, che tutti quanti amano. Mettiamola così. Uh-huh. Quindi e in più credo che l'opinione non sempre sia dettata dalla verità, quindi nel senso questo posto è incantevole, perché è incantevole, perché sì, è bello. No, ma ci sta anche molto della tua esperienza personale durante quella vacanza, perché chiaro, magari a me sono rimasti dei posti cuciti addosso, perché io in quella vacanza ho conosciuto delle persone, ho avuto delle esperienze positive. Una persona che in quella vacanza magari si è malato, faccio un esempio, ha avuto la febbre, oppure ha mangiato, sì, qualcosa e è stato male, quindi non è potuto andare in giro. Magari il personale dell'albergo dove è stato non è stato proprio il massimo. Faccio un esempio, hai tante piccole esperienze, sì, negative. Tutti i fattori. Tu chiaramente non te ne vai a casa volendoti portare un po' di quel posto con te, anzi dici, ma guarda, cancelliamo, depegniamo, e quindi quando vai a scrivere tu non spieghi che tu non sei stato bene, perché la tua percezione è proprio quella che quel posto non era niente di speciale, o no? Esatto, però proprio per quello secondo me dovremmo aprire un po' gli occhi, e lo dico appunto, diciamo, rivolgendomi anche proprio, cioè rivolgendo a me stessa, che sono la prima che cerca informazioni sul web, nel senso che mi piace leggere quello che gli altri hanno da dire.
Però lo faccio sempre con un occhio molto critico, nel senso che cerco sempre di contestualizzare l'esperienza delle persone, anche se chiaramente molte volte non è possibile perché ci sono persone che sanno scrivere in maniera contestualizzata e quindi Sì, magari sì, ti sì. dicono, boh, questa località non è la località per me perché, che ne so, sono una a cui non piace il mare e qui non c'è nient'altro da fare se non il mare, oppure sono una a cui piacciono i villaggi e qui i villaggi non ce ne sono, ho beccato una settimana di pioggia. Ci sono invece persone che semplicemente scrivono: questo posto non mi è piaciuto perché ho pagato 30 euro una sera, che ne so, a mangiare ristorante X, quindi per me questo posto è caro e classifico sotto con questo giudizio l'intera mia vacanza. Quindi quello che io faccio, il discorso che facevamo prima, no? Una serie di copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla in un unico file Word, in cui appunto vado a cercare quanto di più obiettivo effettivamente io trovi sul posto che mi interessa. A proposito di questo, quello che si trova spesso diciamo, cercando non tanto nel web, perché chiaramente, vabbè, il web sarebbero quindi motori di ricerca, quindi soprattutto su Facebook, nei gruppi e nelle pagine. Molte volte c'è come dicevi tu, o l'esaltazione totale di una meta, di un determinato posto, per cui tutti vanno lì e quindi sembra quasi un must che tu debba andare, perché come ho fatto a non andarci prima? Ma di contro, Peccato tante volte si mortale. assiste alla demonizzazione del posto, che è un po' quello che poi succede nei gruppi sulle isole greche con le isole prese sempre di mira e di bersaglio, che sono Mykonos e Santorini. Cioè, ormai scrivere che Santorini è un'isola bella, Mykonos è un'isola bella, ma non capisci nulla, non hanno nulla di autentico, non hanno nulla di qua, non hanno nulla di là. Cioè, alla fine, capito? Cioè, si creano anche questa specie di, diciamo, di fazioni contro i posti più inflazionati, perché assolutamente no, non rappresentano la vera Grecia, nel caso appunto della Grecia. E quindi mi chiedo, in questo caso, quando ci si trova di fronte a delle opinioni molto forti, che sono davvero pro una destinazione o davvero contro una destinazione, riescono a farvi cambiare idea? Ambra, te per esempio, sei mai riuscita, sei mai, hai mai cambiato idea sulla scelta di una destinazione leggendo quello che c'era scritto sul web? Te lo chiedo perché poi ti dico, come ben sai, che cosa io insomma avevo letto di Leros prima di venire da te e che cosa invece poi è stata la mia esperienza all'Eros. Cioè, per quella è Allora, ci proprio. sto pensando, però come ti ho detto, io cerco di non leggere troppo, proprio perché non voglio essere condizionata. No, mi è successo magari il fatto che qualcuno, però dico una cosa e praticamente mi verrà contro il web, ok, però in realtà non c'entra poco il web, era più insomma il passaparola, no, della Gioconda. Quando sono andata al Louvre, nella mia testa doveva essere una cosa di una parete grossa quanto tutto il Palazzo Reale, cioè per intenderci. E quando mi sono ritrovata con un'altra buona miniatura, cioè io devo ammettere che ho avuto un disappunto in merito. Tutto questo, tutto qui. Capito? Sì, il mio è stato tutto qui. E poi mi sono girata e ho apprezzato tutto il resto. E quindi, vabbè, poi la cosa è passata in secondo piano, dico la verità, perché ho guardato il resto. La cosa, cioè, non avrebbe cambiato. Cioè, se mi avessero detto, guarda che la Gioconda è piccola così, no, non è così, sarà un po' più grande, ma io me la ricordo così Sì, come ne parlo. però se magari esatto, pensavi che fosse chissà quanto Adesso grande. così non mi vengono in mente che mi hanno detto proprio belli belli e che io in realtà non ho, o che mi hanno fatto cambiare idea. Solitamente vado dritta come un treno, quindi anche se mi dici che poi non ti è piaciuto, io ci vado lo stesso. No. Ok. Quindi diciamo che una volta che scegli una destinazione, basta, l'hai scelta, la vuoi vedere, cioè, segui il tuo istinto, il tuo impulso, quindi anche se ti dicono. Perché comunque, cioè, se voglio andare a vedere un posto, vuol dire che qualcosa è scattato. Ok, difficilmente mi metto sulla cartina col dito così e cerco, capito? Quindi mi viene in mente tutti. Guarda, ecco, no, mi hai fatto venire in mente invece una volta a Dublino.
siccome ero con altre persone, ho guardato qualcosa che potessimo vederle tutte quante, no? In modo che potessimo tutti quanti vedere una cosa che ci interessava, e quindi avevo dato il mio solito occhio. A parte che lì c'è un altro discorso, che poi ci siamo persi, sempre perché io non mi sono portata dietro poi le informazioni, ma erano state evidenziate tutte altre, diciamo, attrazioni, che però a me non mi diceva niente, cioè leggevo, e però dicevo sì, ma a me non credo che mi interessi poi più di vedere quello, no? Cioè, diciamo, i 10 posti migliori da vedere, non c'era niente che a me, che attirava la mia attenzione. E quindi alla fine scelsi un posto che forse c'erano due opinioni in merito, che diciamo però effettivamente è molto lontano, non si riesce tanto a raggiungere. Io che ho creduto di essere più furba, è per il motivo per cui mi sono persa. Però una volta che ci sono arrivata, credimi, io ad oggi penso che sia uno dei posti più belli che abbia mai visto. Quindi vedi, poi non è che io mi sia fatta troppo convincere di non andare perché non c'è tante recensioni in merito. Certo. Allora, Sara per esempio dice, ci scrive che ha un'amica che è stata a Paros per 15 giorni filati, c'è stato vento fortissimo, ebbene, da allora la sconsiglia, è appunto quello di cui parlavamo prima, è il fattore che l'esperienza ti piglia, esatto. E Annalisa che invece dice, io all'Eros ci sono andata proprio perché non riuscivo a conciliare le mie sensazioni e le foto con le opinioni spesso negative lette o sentite. Che è un po', esatto, infatti, anche quello che poi mi ha spiegato. Io, vabbè, sono venuta all'Eros totalmente per caso, terrorizzata da quello che comunque leggevo dell'isola, e mi ricordo infatti che mi ero portata anche forse un Kindle pieno di libri, una cosa così, ho detto vabbè, male che vada, insomma, mi metto in veranda e leggerò, voglio dire, sempre meglio che stare a casa col caldo. E invece mi ricordo che ogni scorcio che mi trovavo davanti, dicevo, ma com'è possibile? Cioè, ma la gente mai sta, l'ha vista, la conosce l'isola? Cioè, ha visto quello che sto vedendo io con i miei occhi in questo momento? No, ma le persone l'hanno mai percorsa questa strada? E quello, cioè, era tutto un continuo. E la stessa identica cosa mi è capitata, nonostante fosse un'isola di cui leggi, appunto, cose comunque positive, che è Kitnos, leggi poco, perché comunque non è un'isola molto infatti turistica, io credo quindi non sapere molto. Chi si esprime quindi su Kitnos lo fa proprio con cognizione di causa, ok? C'è gente che effettivamente l'ha scelta perché dei pazzi come me che l'hanno vista dall'alto, gli è piaciuta la forma e hanno detto io voglio andare lì perché l'ho scelta così, o perché magari hanno degli amici, famiglie, eccetera. E anche lì, con tutto quello che ho trovato sul web, ma una marea di cose le abbiamo scoperte assolutamente noi, perdendoci, fondamentalmente esplorando. E quindi anche lì mi dico, ma com'è possibile che, ad esempio, facevo l'esempio prima, no, della chiesa dei sette martiri di Sifnos, anche a Kitnos c'è una chiesa messa su una specie di promontorio, e un piccolissimo istmo, e la classica chiesetta. La vedi di Leros, la vedi di Sifnos, ci sono tante isole così. La foto di questa chiesa a Kitnos non compare da nessuna parte, e ti chiedi, ma com'è possibile? Qual è il criterio sulla base il criterio per cui questa chiesa non merita attenzioni? Quindi, insomma, delle volte, ecco, rimango sorpresa da quello che leggo, sia in positivo che chiaramente appunto in negativo. Io personalmente poi di mio, Annalisa per esempio diceva che lei, aspetta che recupero il commento, eccolo qua, io se sono delusa lo dico, magari non stronco, cerco di essere obiettiva il più possibile. A me è capitato, ci sono dei posti che ho visto, parlando di Grecia, ci sono delle isole che proprio non sono riuscite ad entrarmi dentro, a farmi scattare quella molla. Se qualcuno dei miei amici mi interpella individualmente, personalmente, mi chiede, allora io lo dico, altrimenti nei gruppi, per esempio su Facebook, non mi piace mai espormi più di tanto, perché so che si tratta di feeling. Io con quel posto non ho avuto feeling, mentre un'altra persona ce l'ha, e siccome so che scrivere determinate cose potrebbe anche condizionare la scelta di fare una vacanza in quel posto o no per un'altra persona, quindi evito fondamentalmente di influenzare, no?
con i commenti. Sì, a me è una cosa che dispiace tantissimo è quando qualcuno ha già scelto un'isola e chiede magari informazioni e gli vanno addosso dicendo no, perché va là, va da un'altra parte. Dice no, ma si è organizzata, cerchiamo di darle delle informazioni. Cioè, se l'ha scelto vuol dire che quel posto tutto sommato la tirava, no? E d'altronde sicuramente farà, è una vacanza, a prescindere, è una vacanza. Esatto. Sarà comunque bellissimo. Come dici tu, se sta chiedendo informazioni su X, perché gli dovete dire no, vai nel posto Y? No, io voglio informazioni sul posto X, quindi chi ce le ha magari me le dia, chi invece... C'è un'isola che puoi anche dire, guarda... Ogni volta viene c'è un'isola, come sappiamo tutti, che ogni volta viene demolita e poi c'è gente che ci va tutti gli anni e l'ama la follia, quindi dico, ma perché bisogna demolirla? Ma a me non è piaciuta, ma perché... A te se piace, anzi, posso dire la verità, portami in giro tu, fammela vedere tu, cioè fammi vedere con i tuoi occhi, perché magari io mi sono persa qualcosa, perché la Ambra che è stata in quel momento, in quel posto, non era, non conosceva determinate dinamiche, alcune cose storiche, e quindi se le perse semplicemente perché non se l'aspettava, tutto qui. Ma assolutamente. Senti, io ho letto una cosa che mi ha curiosito tantissimo però, perché sì. Susanna scrive, io compro, aspetta che lo metto su. Io compro sui siti di libri usati le vecchie guide cartacee per leggere le descrizioni dei posti di 23 anni fa, cioè 30 anni fa. Cioè, ma questa cosa è bellissima! È bellissima! Susanna, sei rimasta delusa dal fare una cosa del genere? Quindi aspettarti magari, scegliere un posto in base alla descrizione di quel posto relativo a 20 anni fa, vederlo oggi e dire cavolo, non c'è proprio più nulla di quello che c'era scritto nella guida, oppure sembra di essere, praticamente sembra che il posto si sia fermato a 20 anni fa. Sono curiosa adesso di sapere più o meno che cosa è successo seguendo un po' i consigli di queste guide. Io invece a proposito di guide... Cosa? Io ho le guide vecchie, perché poi ho smesso di comprarle, ma io una volta le compravo, specialmente per i grandi viaggi, attenzione. Io ho delle guide comprate 20 anni fa, credo, per due grandi viaggi che io ancora non ho fatto. Cioè, uno sono riuscita a farlo 7 anni fa, ma chiaramente una piccola parte, perché stiamo parlando dell'India, quindi non è che io sono stata lì 9 mesi, cioè non basta una vita, quindi ho visto una piccola parte. E l'altro era dell'Australia, viaggio che io ad oggi non ho ancora fatto. Ciò nonostante, io ho iniziato a farmi il mio viaggio con la guida. Parliamo di 20 anni fa, quindi non c'era internet più di 20 anni fa. Perché mi piaceva leggerle e capire quel mondo, perché comunque le guide ti parlavano della cultura, perché le foto erano piccole così, quindi non vedevi niente. Informazioni, non è che le andavo a leggere in quel momento a livello di alberghi, posti dove dormire così, però magari leggevi il piatto da mangiare, cioè quella cosa caratteristica che dovevi fare là, o magari dei tessuti, quindi mi iniziavo a creare un'idea, no, di quel paese così lontano e così difficile da vedere, perché non è che con la televisione poi c'erano tutti questi documentari. Diciamo che qualsiasi cosa era un evento. Io mi ricordo addirittura, non è uscito nessuno che effettivamente ci ha detto che utilizza ancora le agenzie di viaggi, però io non so se tu ti ricordi questa cosa. Io da bambina, cioè pure per comprarti un biglietto aereo, tu dovevi andare in agenzia. Cioè, prima si faceva tutto in agenzia, dal biglietto del treno, ok. Per la me stampa viaggi, proprio il biglietto. Cartacea, I miei primi viaggi, a prescindere dal fatto che io sia andata poi fisicamente o no, sono iniziati là dentro con tutte le brochure che io mi sono tenuta per anni. Cioè, quelle sono storiche praticamente, perché magari molte cose non c'è più. Vedi Londra quanto è cambiata negli anni, no? Con tutte quante, con la ruota panoramica, con i palazzi, cioè con i grattacieli, prima non c'erano, no? Quindi in realtà questa cosa delle guide di una volta deve essere bellissima. Io non so, credo che non ci sia più online, forse Susanna che lavorava, non so. Però deve essere pazzesco. Se ci ascolta dopo, magari, se ci ascolta magari in differita, cioè sono curiosissima di sapere effettivamente in cosa può avere avuto delle delusioni, in cosa invece può aver avuto delle sorprese, nel senso di ritrovare dei posti che effettivamente erano nella stessa condizione delle guide di tanti anni prima. Poi, io invece sai che Susanna è un'archeologa, eccola, ti ha risposto. Eccola,
Esatto, beh, il viaggio non mi delude mai, mi piace vedere i posti come cambiano o non cambiano e cercare di attraversarne la storia anche quella minuta, ok? Vedi, che quindi non Giuseppe invece passano il mai. commento di prima, no. Giuseppe invece dice, ho visitato 29 isole greche, nessuna mi ha mai davvero deluso, la Grecia è una formula che non delude mai, stesso paese ma sempre diverso, organizzo sempre tutto da solo, mai mi sono lasciato influenzare dalle opinioni altrui, quindi anche lui evidentemente sceglie, decide e va. Io invece sai che a proposito delle guide di materiale vecchio, io invece ho bisogno, se devo comprare qualcosa, deve essere assolutamente l'ultima versione. Perché non, sì, ma poi il criterio in base a cui io scelgo la guida adesso, parlando proprio, no, delle isole. Greche, perché quindi se si tratta di un posto che non ho mai visitato prima, uno difficilmente prendo proprio una sola guida, preferisco appunto guardare nel web, due non conoscendo il posto non posso fare questa valutazione. Invece ho iniziato a fare questa cosa con le guide relative alle isole greche e il criterio di selezione delle guide che praticamente colleziono qua, ne ho tre, non è che ne ho, è stato aprire la guida e guardare quanto spazio ognuna di esse dedicasse a quelle isole minori, tra quelle che ho visto io, e che a me sono piaciute comunque tanto, e leggere quello che scrivevano comunque le guide. Quindi quelle che trascuravano completamente le isole, che in realtà a me erano piaciute, perché secondo me comunque sono dei posti in cui c'è tanto da vedere, ma che non venivano praticamente menzionati, per cui gli viene dato soltanto cenno all'esistenza di quell'isola, ripongo la guida sullo scaffale. Quelle guide invece in cui vedo che effettivamente viene dedicato un capitoletto anche all'isola X piccolina, eccetera, allora la compro, Ah, vedi. perché penso che possa darmi sì qualcosa in più, anche se poi alla fine appunto le informazioni che leggi poi sulla guida le ritrovi tutte appunto poi sul web, cioè ne trovi molte di più sul web, come dicevamo prima, chiaramente, perché la guida è meno dettagliata rispetto a tutto quello che si può trovare sul web. Però sì, è il mio criterio, praticamente. Senti, invece Stavo mi era guardando venuta in per... mente un'altra cosa. Ah, ecco, che l'aveva chiesto Alberto nella puntata che abbiamo fatto venerdì. Mi era piaciuta in realtà questa idea, ne avevamo già parlato una volta io e te in un altro, mentre quando parlavamo di libri, ed è il fatto se come supporto, diciamo, a questa scoperta di un posto che si va a vedere, utilizzate anche la letteratura di viaggio, quindi se cercate anche dei libri proprio, dei romanzi, così, da leggere per quel viaggio, proprio perché magari sono ambientati in quel posto e quindi possono dare informazioni diverse da quelle che si possono trovare nel web, anche nelle riviste, insomma, perché chiaramente c'è montata su una storia o comunque parla di una storia in particolare. Io, ad esempio, io cerco anche libri storici quando vado in una città, dico la verità. Ok. E non sempre li trovo, anche perché devo pure cercare l'autore che mi piaccia, naturalmente. Però ti dico una cosa: la prima volta io sono stata a Chiang Mai, quindi nel nord della Thailandia, e non mi ero informata, ovvero ero andata in libreria, avevo chiesto un libro che parlasse di questi paesi perché poi dovevo andare in Cambogia, insomma, era un giro un po' più lungo. Poi mi sono riempita di cose da fare, per cui non ho letto una riga di quel libro e ho fatto un viaggio in treno, poi magari parleremo anche questo, dei mezzi di trasporto che si scelgono. E io ho deciso di attraversare tutta quanta la Thailandia in treno perché In avevo quanto l'idea che mi ero... tempo? No, no, cioè... Questo pezzo qui l'ho fatto in 24 ore, facciamo conto, cioè era proprio tutto il Ok. viaggio, ma invece di farmelo notturno e dormire e quindi perdermi tutto, ho deciso di farmelo diurno, acchiapparmi questa mazzata di ore di treno Ok. perché volevo vederlo. Ok, stessa cosa l'abbiamo Ok. fatta in India, non so se c'è Alessia online, che credo di averla vista, che perché comunque ti dà delle cose rispetto al posto in cui stai completamente diverse da quelle che potresti leggere ovunque, ok? Nel senso, quel viaggio mi ha fatto entrare in contatto con un sacco di persone e comunque mi Sì. ha fatto vedere delle località, attraversarle chiaramente, che io non avrei mai visto perché erano fuori dai,
da quello che è, diciamo, un itinerario famoso, anche perché non è che uno si può vedere tutto un paese intero in una vacanza, mettiamola così. E durante questo viaggio in treno, naturalmente, io mi sono presa il mio bel libro e ho iniziato a leggerlo. E là mi sono resa conto di quante cose mi ero persa. Cioè, mi ero persa, nel senso, le avevo viste, ma non le avevo capite, nonostante io fossi stata già lì 3 settimane, cioè io sono stata tanto tempo ferma in quel posto, proprio perché volevo vivermelo, non avevo voglia di mettere la bandierina. E quindi tante cose che io non potevo sapere, anche perché sono stata con persone locali che non parlavano inglese, quindi diciamo che le spiegazioni erano andate un po' così a Un mia po', fantasia insomma, ogni tanto. sì. Con quel libro in realtà sono arrivate le informazioni e quindi ho detto: guarda, guarda che meraviglia poter leggere un libro che ti dà comunque un supporto a quel viaggio. Quindi mi chiedevo se ci Certo. fossero tante altre persone che insomma leggono qualcosa a tema, mettiamola così. Sara, per esempio, scrive che l'anno scorso ha acquistato il libro di Fëanor sul Peloponneso. È piuttosto difficile, però prima di andarci vorrei finirlo, in particolare proprio sul Mani, nello specifico, Oh, ma che è bello. difficile nel senso che le descrizioni che dà, cioè in che cosa lo reputi difficile come libro? Comunque ha dei riferimenti storici o scrivici un po'. Io invece sai che ho sempre fatto forse al contrario, tornata da un posto che magari mi ha colpito, entusiasmata, interessato, allora magari ho letto qualcosa che fosse o ambientato su quel posto per rivivere fondamentalmente un po' quelle che erano le location, i posti visti, o che parlasse un po' della storia del posto. Però la maggior parte delle volte mi è sempre capitata a posteriori questa cosa qua, quindi dopo il colpo di fulmine, diciamo, con la Ok, meta. Sì. e poi leggendolo non ti sei detta magari voglio tornare indietro per rivederlo, cioè non hai avuto Sì. quell'impressione di sì, Allora, sì, chiaramente dipende, come dici tu, cioè dipende dai posti. Chiaramente, nel caso di viaggi più grossi, più grandi, in cui cioè, veramente non basterebbe una vita intera per visitare quel determinato posto, sì, chiaro, cioè nel senso che aggiunge curiosità alla curiosità che tu hai già di base. Per cui dice, quando tornerò, vorrò vedere diciamo, queste altre cose. Nel caso invece appunto magari di posti un pochino più piccoli, eccetera, semplicemente ti fissa forse un po' il ricordo, diciamo, di quei posti ancora di più un po' nella memoria. Aspetta che vedo qua un insieme di informazioni messe. Allora vedo Susanna che dice: mezzi pubblici sono il viaggio nel viaggio. Guarda, non sai quanto mi trovi d'accordo perché è proprio. Vabbè, poi parleremo pure di questa cosa perché credo di aver fatto più viaggi su mezzi pubblici che altro. E Annalisa dice che legge quando torno. Annalisa, per chi non la conosce, è una grande lettrice, nonché mia spacciatrice di libri. Quindi avrei pensato invece prima, però vedi, allora è una cosa abbastanza, diciamo, non comune, però. Allora, mentre Giuseppe Brenna dice: Notturno indiano, il libro di Tabucchi lo si deve leggere quando si va a Goa. E questo me lo segno io perché chiaramente quando noi vorremmo riviaggiare, l'India mi sta aspettando, ma proprio là che mi sta chiamando, ma non mi ha mai chiamato tanto quanto adesso. E Alberto, vuoi leggere tu, Roby? A volte ci sono in commercio libri che danno spunti o idee interessanti o che soprattutto ti fanno conoscere un luogo sotto punti di vista inusuali. Sara, a proposito del libro invece sul Mani, che lo trova complesso, dice comunque lo trova poco scorrevole, con delle parole complesse, però è soltanto all'inizio. Delle volte è così, la lettura, cioè il libro, se non ti prende da subito, veramente, cioè devi fare quello sforzo per andare avanti. Poi tante volte riesce a prenderti, ma se non ti prende, non ti prende, c'è poco da fare. Annalisa lo fa anche con i film tratti dai libri: se vedo il film, poi leggo il libro, quasi mai il contrario. Ok, a me piace invece tante volte, magari, cioè lei vedere il film dopo aver letto il libro, un po' la maggior parte delle volte si rivela un errore.
però io invece il libro e poi mi rifiuto di vedere il film perché ogni volta ci rimane, inizio online, non è vero, non era così, io l'ho immaginato diverso, è vero, capito, cioè dici ma scusa, ma io me lo sono immaginato biondo, mora, con i capelli rossi, completamente diverso, capito, ma no, ma era un uomo, ma com'è che poi divento una donna, lascia perdere, che veramente ogni tanto sto lì che dico, va a strozzare qualcuno. E vabbè, Giuseppe sta cercando di uccidermi. Io sono andato in India 5 volte, così me lo mangio. Giuseppe ti sta, esatto, ti sta lanciando i messaggi sul vai in India, vai in India, vai in India, vai in India. Magari insomma, attraverso questa rubrica ci darà delle informazioni e dei consigli utili anche a te. Noi siamo qui per parlare di qualsiasi posto, naturalmente, cioè dove riusciamo. Chiaramente, noi stiamo cercando noi parliamo di viaggi, quindi il viaggio è ovunque si voglia andare, partiamo da questo presupposto, quindi anche l'India, che cavolo. A proposito di questo, vedevo che appunto c'era diciamo, mi riaggancio al commento di Giuseppe di prima, in cui appunto lui ama organizzare il viaggio da solo, eccetera, per accennare un po' quello che sarà l'argomento della prossima settimana, che parleremo di dell'organizzazione del viaggio, sia in termini di viaggiate da soli o viaggiate in compagnia, e ci metteremo di mezzo anche, diciamo, la situazione attuale che credo abbia modificato i piani di viaggio di tantissime persone, quindi partire, organizzare un viaggio ai tempi del Covid. E poi vi chiederemo anche tramite il solito sondaggio che adesso ci inventeremo e metteremo online con il link, vi chiederemo che tipi di organizzatori siete, cioè se siete degli organizzatori seriali, di quelli che praticamente veramente organizzano con molto anticipo, organizzano tutto dall'albergo all'alloggio, alla macchina, alla gita in giornata presso il posto X, oppure se vi piace invece fare proprio last minute, addirittura arrivati sul posto. Quindi queste saranno le tematiche della prossima puntata e ci teniamo insomma a sapere un po' le vostre abitudini tramite questo sondaggio, in modo tale da poter, diciamo, da potervi conoscere meglio, perché poi alla fine lo scopo è anche quello, conoscere le persone che ci ascoltano e confrontarci, perché abbiamo tutti dei modi di viaggiare completamente diversi, siamo diversi, quindi ognuno di noi ha un modo totalmente suo. E quindi ci vediamo venerdì prossimo. Sì. E l'orario ve lo confermeremo, credo comunque sempre al pomeriggio, insomma, se magari se ci vogliono, appunto, se ci fanno sapere, perché oggi ho visto che c'era un po' meno gente connessa, quindi non so se è possibilmente legato a un discorso di orario e quindi, diciamo, lavorativo, eccetera, o di giorno della settimana in particolare, però quelli purtroppo non possono essere fissi a causa degli impegni che abbiamo, quindi quelli devono oscillare, devono variare all'interno della settimana. Ambra, vuoi dire qualcosa a conclusione di questa puntata? Allora, io volevo ringraziare chiaramente tutti come al solito e se avete domande chiaramente in relazione o se avete urgenze, diciamo, dovete risolvere qualcosa che pensate dove noi possiamo essere d'aiuto, chiaramente mandateci un messaggio che vediamo di trovare informazione. Per quanto riguarda le agenzie, io mi sono informata che la settimana scorsa l'avevamo chiesto, in giusto, zona rossa sono chiuse, quindi non possono lavorare nella zona rossa, però molte agenzie si sono messe comunque a disposizione per rispondere online o al telefono, anche perché hanno l'autorizzazione a potersi recare in caso di necessità sul posto di lavoro, quindi sì. Ho chiamato due agenzie, insomma questa è la risposta che mi hanno dato. Assolutamente. E dico che per oggi possiamo salutarci. Per oggi sì, ci salutiamo, io volevo semplicemente approfittare per ricordare appunto le persone comunque che possono riguardare appunto la puntata in differita, lasciare i loro commenti anche una volta insomma nella puntata che la diretta è terminata, perché tanto comunque li guardiamo lì. E siamo anche su YouTube, quindi se conoscete qualcuno che possa essere interessato a questo tipo di tematica ma non ha un profilo su Facebook, i video li trova anche su YouTube, quindi visibili al di fuori anche di Facebook. E facciamo che da oggi in poi qualcuno saluti i nostri spettatori al posto nostro con delle massime.
con delle frasi, insomma, in modo tale da non sentirci così, così sole, insomma, sempre io e te, sempre io e te, poi diventa un po' monotono, no? Magari c'è qualcun altro che vuole parlare al posto nostro. E allora, vi ringraziamo. Ciao a tutti. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Se stai preparando un viaggio, ma tutto questo non ti è servito a nulla, ricorda, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata.